ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi nuovo volo con l'Apsanzino. Sì, perché visto che Apsan ha rilasciato gli aggiornamenti, o meglio i primi aggiornamenti firmware per lo Zino, e finalmente si può adesso regolare la fotocamera, quindi scegliere anche il formato video, o meglio la risoluzione video, gli FPS e altre cose, sempre guardando la fotocamera, più gli aggiornamenti che hanno risolto i problemi di stabilità di volo e di overing. Quindi tutto questo adesso lo andremo a provare in una location nuova, non sono mai stato, si chiama Albeca Maggiore, nella provincia qua di Lecco, una location che dal punto di vista panoramico dovrebbe essere eccezionale, quindi una location panoramica fantastica per mettere alla prova la fotocamera dell'Apsanzino, che poi è una delle cose che interessa di più quando uno compra un drone tipo quello rilasciato da Apsan. Quindi adesso mi vedete ancora? Sono entrato nella galleria, non so se mi state vedendo ancora, va bene, o vedete tutto nero, non lo so, al massimo sentite solo la voce. Ok ragazzi, eccomi qua, sono tornato, sono uscito dalla galleria, quindi ragazzi, adesso portiamo l'Apsanzino, quindi vi stavo dicendo, in questa location panoramica, per mettere alla prova fino in fondo questa fotocamera, vedere se veramente ha della qualità o meno, e ovviamente, già che ci siamo, testiamo anche il firmware dal punto di vista delle caratteristiche del volo, se sono migliorate o meno su questo Apsanzino. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo andiamo a far volare l'Apsanzino all'Alpe Can Maggiore. Ok ragazzi, abbiamo quasi raggiunto la location dove far volare l'Apsanzino. E non solo, perché ragazzi, ovviamente, visto che la location sulla carta è veramente spettacolare, anche se non ci sono ancora arrivato, guardate da qua com'è il panorama, quindi potete immaginare, facendoci volare un drone, cosa può venire fuori. Sono in una zona all'ombra adesso, quindi c'è circa meno 2 gradi, fa veramente freddo, anche i ruscelli che vengono giù dalla montagna sono parzialmente ghiacciati, però diciamo che nella location dove stiamo per andare dovrebbe esserci il sole, quindi magari c'è un 2-3 gradi in più rispetto a qua. E quindi ragazzi, ovviamente il video sarà puntato sull'Apsanzino, ma io di droni ne ho portati 3: Apsanzino, Autelivo e Parotanafi. Non ho portato anche il Mavic Air perché non sapevo più dove metterlo, perché sennò veramente mi ci voleva una valigia per portare tutto. Quindi ragazzi, adesso siamo arrivati in una zona di sole, quindi già inizia a scaldarsi un po', quindi adesso senza perdere tempo ragazzi camminiamo e arriviamo all'Alpe Can Maggiore. Ragazzi, non sono ancora arrivato, ma da qua c'è un panorama da paura, guardate. Usando l'applicazione che rileva le montagne, che sfrutta la modalità AR, cioè la realtà aumentata del telefono, guardate, mette il nome alle montagne e l'altezza, guardate cosa si vede da qua. Si vede pure ragazzi il Cervino, 4478 metri d'altezza. Non so se l'applicazione è riuscita a vederlo, o meglio se dall'inquadratura del telefono è riuscita a vederlo, ma guardate ragazzi, da paura. Il panorama che c'è qua è allucinante, è talmente sereno che si vede il Cervino. Ragazzi, sono nella provincia di Lecco, quindi non sono proprio attaccato, ma da qua si riesce a vedere, impressionante. Poi magari vi farò un video dedicato a questa applicazione che secondo me è eccezionale, perché sfruttando la modalità AR, cioè la realtà aumentata del telefono, basta che voi inquadrate le montagne, vi dice i nomi, l'altezza e anche altre informazioni interessanti. Quindi poi farò magari un video dedicato, magari me lo scrivete nei commenti se vi interessa, lo faccio, se no no. Quindi adesso continuiamo a camminare, che non manca poco arrivare alla location, ma ormai ci sono, perché con un panorama così non vedo l'ora di far volare tutti i droni che ho con me. Ok ragazzi, siamo arrivati nella location, c'è tutto lo spazio che si vuole, qua abbiamo un fantastico prato per decollare, ci sono pure i tavoli, le panchine, lì c'è pure una chiesetta, se non so se la vedete dopo, tanto la guardiamo con il drone. Quindi ragazzi, adesso preparo tutto e decolliamo in questo fantastico paradiso che è Alpe Can Maggiore. Ragazzi, dopo aver attraversato il bosco, il clima è cambiato totalmente, nel senso che qua, essendoci il sole, scalda ancora tanto, sebbene siamo a metà dicembre. I droni sono pronti, li vedete,
Quindi adesso partiamo con l'app Sanzino, che è quello per cui oggi mi interessa principalmente fare il test, per farvi vedere la qualità della sua fotocamera, se è buona o non è buona. Comunque ovviamente sempre calcolato che un drone da 350 euro non è paragonabile agli altri due. Qua mi spiace, ma manca il Mavic Air, ma veramente tutto non riuscivo a portare, però la roba era troppa. Sarà per un'altra volta il piccolo Mavic, quindi adesso non mi resta che decollare. Ok ragazzi, anche questo primo volo cinematografico con l'app Sanzino è finito. Le mie conclusioni dopo l'aggiornamento sono che, vabbè, ovviamente adesso possiamo regolare almeno la risoluzione video, gli FPS, formattare la scheda SD e altre regolazioni che possiamo fare sulla fotocamera, altri parametri che possiamo andare a regolare sulla fotocamera, mentre prima di questo aggiornamento firmware non si poteva fare niente, neanche formattare la scheda SD. Quindi dal punto di vista video adesso vedremo quando monterò il video, quindi voi quando mi sentirete parlare di questa cosa ovviamente avrò già montato il video e tirerete anche voi le vostre conclusioni nel guardarlo dal punto di vista della qualità video. Il video l'ho girato in 4K 30 fps, di solito non li faccio mai in 4K, non perché
più che altro che per caricarli su YouTube con la linea di casa che ho nel mio paese, veramente i 4K ci metto tipo 24 ore per caricarli, quindi preferisco sempre farli a 1080 e lo so che non c'è la resa massima, però oggi però ovviamente per provare questo Zino l'ho voluto far filmare in 4K. Dal punto di vista del volo, cos'è cambiato? Sembra un po' più stabile, sempre secondo me troppo brusco nei movimenti, o meglio gli stick sono talmente sensibili e hanno una corsa, questi stick hanno una corsa lunghissima e in più sono stramorbidi, quindi sono strani da usare, bisogna prenderci la mano, però secondo me Upsan dovrebbe diciamo implementare nell'applicazione una regolazione della curva esponenziale per addolcire come uno vuole il movimento degli stick rispetto al movimento del drone, così uno se lo regola come vuoi e se lo fa più come abituato, come si sente meglio. Questa cosa secondo me Upsan dovrebbe implementarla, perché in certe situazioni dove ci sono se si vola in spazi apertissimi va bene, però se si vuole riprendere tipo questa chiesetta che ho ripreso o avvicinarsi agli alberi o queste cose, un po' più pericoloso, ma non pericoloso perché lui chissà cosa faccia, però perché non si ha veramente una precisione tra movimento degli stick e drone, il movimento del drone. Per il resto la stabilità, vabbè, ovviamente c'è sempre il discorso che sale che scende, ma quello potranno magari un po' migliorarlo, ma è un limite che avrà sempre avendo solo il barometro. Poi dal punto di vista della stabilità in overing invece sembra migliorata, sembra adesso più facile da usare, anche a farlo scendere, per farlo atterrare comunque non si diventa matti, c'è stato un miglioramento. Diciamo che questo firmware sarebbe stato il firmware con cui sarebbe dovuto uscire almeno all'inizio, cioè uscire all'inizio con questo firmware attuale e poi andare avanti a migliorarlo. Invece siamo partiti con un firmware che praticamente era scarsissimo, non implementava neanche le funzioni, ripeto, della videocamera, quindi vabbè, cose veramente un po' assurde, e poi invece far uscire il drone con questo firmware e andare avanti con altri firmware per migliorarlo, perché comunque la base c'è, per il prezzo che costa secondo me è buono. Anche per fare video, adesso poi lo vedremo dopo l'editing. Quindi ragazzi, se questo primo volo con l'Upsan Zino in modalità, se vogliamo, panoramica cinematografica vi è piaciuta, lasciate un grosso pollice su. Ovviamente ne seguiranno degli altri dove lo proveremo magari in un range test, dove lo proveremo anche nei voli preimpostati, quindi lo proveremo in tante altre situazioni. Questo era solo per chi lo vuole acquistare, avere un'idea di com'è a livello di fotocamera. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, ripeto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ah ragazzi, adesso c'ho qua anche gli altri droni da far volare, magari poi posterò anche il video di questi separatamente, così poi farete un confronto tra questo e gli altri due, anche se gli altri due penso di farli volare in 1080 e non in 4K, però adesso decido. Quindi ragazzi, a presto, ciao!